Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili radioascoltatori di Radio Science TV, buonasera, benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Sono le 19.06, siamo in diretta. Trasmissione che praticamente viene spostata, verrà fatta nascere qui da Radio Science da oggi in poi. Per coloro che ci ascoltavano sulle frequenze di Radio Piper al giovedì sera, ebbene non ci sentiranno più. Praticamente questa trasmissione è stata soppressa. È stata soppressa Radio Piper per motivi indipendenti dalla nostra volontà. Naturalmente ci scusiamo con tutti i nostri ascoltatori, che spero appunto di ritrovarli qui a Radio Science, visto che il web è ricevibile dappertutto. Allora, un saluto alla regia centrale in Treviso, a Rosario Moreno, alla regia di Modena con Ugo Moreno, e altresì anche un saluto al collega regista Paolo Gavasso, che comunque ci assiste alla trasmissione. Per qualsiasi problema anche lui è pronto ad intervenire. Ottimo, 19.07, io sono Massimo Bonella, alla conduzione di questo approfondimento, settimana di approfondimento, che quindi avete capito, da oggi in poi andrà in onda sempre e solo qui da Radio Science TV, al martedì a quest'ora. Lo schema non è cambiato, nell'altro studio collegato, perché adesso non siamo diciamo in un unico studio ma siamo collegati via Skype, abbiamo da Pordenone Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro, direttamente dall'associazione Il Sicomoro, che saluto. Ciao Alviano, come stai intanto? Bene, grazie Massimo, grazie del vostro invito e dello spazio che ci date. E dunque a questo punto io ti lascio la linea, così ci puoi presentare i tuoi ospiti. So che hai delle persone molto interessanti, altresì importanti. A te Alviano. Grazie, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E questa sera pensiamo di fare una cosa gradita per indagare con quanti ci stanno ascoltando un aspetto della vita dell'essere umano, di noi abitanti di questa piccola navicella che gira intorno alla galassia e all'universo, del tema proprio della presenza di intelligenze extraterrestri. Ne parliamo con Antonio Urzi di Cinisello Balsamo, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie della tua partecipazione, Antonio, grazie. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera Alviano e buonasera Massimo. Allora senti, Antonio, io posso soltanto dire a chi ci sta ascoltando in questo momento, la tua è una storia molto lunga di chi può essere considerato, viene usata questa parola, contattista o contattato, cioè di una persona che ha un rapporto con intelligenze che vengono da altri mondi. Per chi ci ascolta posso soltanto dire che nel 2009 la tua vicenda personale ha ottenuto l'EBE Awards all'edizione del 2009 dell'UFO Festival di Loveland negli Stati Uniti d'America, che tu sei autore di moltissimi filmati che sono stati
analizzati, sono stati studiati, analizzati profondamente da esperti del settore, dal ricercatore indipendente Giuseppe Garofalo, ma soprattutto dal giornalista e ricercatore messicano Jaime Maussan e anche da Jim Deletoso, un esperto di analisi computeristica della NASA. Ma fatto questo cappello, io da te innanzitutto vorrei che tu raccontassi da quanto tu hai esperienze con questi esseri. Bene, grazie della splendida introduzione, ti ringrazio perché hai fatto un po' una panoramica di quello che è la mia esperienza. Ma entrando nello specifico, io vivo esperienze da sempre. Ci sono nato con questa eccezionale, incredibile storia che ancora oggi spesso stento a credere, ma è la verità. Quindi io questi esseri amorevoli, incredibili e fantastici che visitano il pianeta li ho conosciuti fin da piccolo, fin dalla tenera età. Si parla di esperienze anche fisiche dirette da piccolo e di avvistamenti di astronavi fino a circa, penso, dall'età di 4-5 anni, 3-4 anni, quello era il periodo, confrontandomi anche con i miei genitori, perché mi hanno sempre assistito sopra queste fantastiche esperienze, fino ad arrivare all'età di 12-13 anni. Quindi questa fascia, questo periodo qua è stato molto intenso e mi ha segnato molto, mi ha caratterizzato, diciamo, tutta la vita. L'esperienza di oggi, la base solida e forte, devo riconoscerla in quegli anni là. Senti, tu hai usato già una parola che mi incuriosisce un poco, li hai già definiti amorevoli questi esseri. Che cosa è che ti spinge a descriverli così, a dargli questa definizione? Cos'è che... Beh, le definisco amorevoli perché è quello che io sento quando ho avuto modo di incontrarli da piccolo, qualche esperienza in tempi recenti, non sempre, ma anche quando ho visto le loro astronavi. Quello che io provo è puro amore e gioia interiore. E questo lo devo dire come prima cosa, perché è quello che mi fa star bene più di tutto in questa esperienza. Però il discorso è molto complesso, ovviamente, perché sai, parlare di contattato, contattista, è molto grande come parola, a mio avviso, perché quando si parla di contattati o contattisti, io mi rifaccio un po' a quello che la storia dell'ufologia moderna ci insegna, non quella antica, dove comunque abbiamo prove comprovate che ci sono stati profeti o personaggi della storia che hanno avuto modo di incontrare, per me sono al pari dei contattisti di oggi. Io non mi ritengo un vero contattato o contattista, anche se mi definiscono tale. Io mi ritengo un testimone diretto di questa realtà, preferisco, perché per me non è che voglio banalizzare la mia esperienza, ma non mi sento così all'altezza come potrebbe essere stato Eugenio Siracusa o Giorgio Adamski ancora prima, o in quel periodo là, comunque si parla sempre di Giorgio Adamski, era vita parallela a Eugenio. Eugenio Siracusa tutti sanno e conoscono, perlomeno chi segue il tema extraterrestre sa di chi stiamo parlando. E sì, attualmente c'è il grande stigmatizzato e contattato Giorgio Bongiovanni, quindi io mi ritengo solamente un semplice testimone oculare di questa fantastica realtà. Beh, come testimone, tu ad un certo punto hai cominciato a dare una testimonianza anche, diciamo, proprio pratica, fattiva. Quant'è che tu cominci a filmare, a registrare la presenza di questi esseri? Allora, che io filmo astronavi, che l'ha visto da sempre, che le filmo dall'agosto 2003. Ma la mia esperienza vera, che si può considerare tale, inizia quando incontro Giorgio Bongiovanni, e vi spiego il perché. Perché ho capito, dopo tantissimi anni di visioni e avvistamenti,
che l'aspetto spirituale sta alla base del fenomeno. Quindi io posso riconoscere la mia esperienza a 360 gradi, cioè gli do un peso da quando incontro Giorgio Bongiovanni, perché da lì mi si apre un mondo fino a quel tempo del 2005 sconosciuto. E quindi posso dire da quel periodo là inizio a vivere la mia vera, la mia vera esperienza con il cielo. Prima sì, ho avuto sempre esperienze, ho incontrato gli esseri, da piccolo mi hanno portato molte volte in astronave, non lo nascondo, oggi lo posso dire, ieri stentavo un po' a fatica, anche per mia esperienza con l'approccio al pubblico, a volte è stato controproducente per la mia forse semplicità, ma posso dirlo che io ho avuto tantissime esperienze in passato e periodicamente in questi anni. Ma l'esperienza vera inizia quando scopro l'aspetto spirituale che sta alla base del fenomeno. Adesso lo approfondiamo, ma prima per dare qualche input in più a chi ci ascolta, dobbiamo ricordare che ci sono astronauti, piloti, militari addetti al comando delle basi missilistiche nucleari, che hanno più volte dato testimonianza della presenza di questi UFO, cioè unidentified flying objects, oggetti volanti non identificati, e cioè persone di grande esperienza, ed esistono moltissimi dossier sia negli Stati Uniti che in Unione Sovietica, Gran Bretagna, anche in Italia, cioè è comprovata, sebbene si continui nei media a prendere un po' in giro le persone che credono negli extraterrestri, invece l'argomento andrebbe estremamente approfondito, perché esistono. Tu hai avuto modo di conoscere persone di questi ambiti così specifici, come piloti, astronauti, militari, che parlano della presenza di questi esseri. In questi anni, grazie appunto al mio avvicinamento a Giorgio Bongiovanni, ho conosciuto il ricercatore internazionale Pier Giorgio Caria, è documentarista, nel 2005. Infatti Giorgio lo incontro alla fine dell'anno 2005 e instauriamo subito uno splendido rapporto. Da lì conosco Pier Giorgio Caria e diventiamo amici, perché comunque nel tempo c'è anche il rapporto umano, non solo che si limita al presentare del materiale, e questo accadde grazie al ricercatore, appunto, come hai citato tu prima, Giuseppe Garofalo, all'analista, che attualmente Giuseppe Garofalo è riconosciuto uno dei migliori al mondo. Siamo rimasti tutti amici e con Pier Giorgio Caria appunto abbiamo girato tantissimo in Messico, Stati Uniti, in Turchia, in Sud America, e grazie a lui ho avuto modo di partecipare a congressi internazionali e incontrare alcuni personaggi di spicco. Tra questi cito l'ex colonnello Robert Dean, che è stato coinvolto appunto in situazioni riguardanti dossier UFO molto interessanti. Ho conosciuto altri personaggi che ora non sto a citare, perché l'argomento è talmente vasto che visto che abbiamo pochi minuti, certo. Che altro dire? Sì, ho conosciuto tantissima gente che comunque autorevole, che ti stima oggi. Ecco, scusate se mi intrometto. Allora, alle 19:19, ricordo, questa è Radio Science, vorrei dare così una comunicazione, potremmo dire, di servizio a Alviano Appi, perché è una notizia che do anche ai nostri ascoltatori, per essere più preciso. Da questa sera aumentiamo il tempo della trasmissione, quindi avremo mezz'ora secca, 30 minuti, quindi per quanto riguarda oggi finiremo alle 19:40, quindi tranquillamente potete sviluppare tutti i discorsi, i concetti, le spiegazioni con serenità e tranquillità, visto che non siamo più vincolati all'altra emittente. Quindi allora tutti tranquilli, andiamo avanti. Prego Alviano, scusa se ho interrotto. Ecco, grazie Massimo. Grazie. Allora, senti Antonio, sì. Una delle domande che mi sento fare più spesso è: ma
se ci sono, perché non si mostrano a tutti questi esseri? Questa è la domanda che... O perché non intervengono? C'è quasi una speranza, diciamo, di un intervento esterno per risolvere le problematiche che l'uomo da solo crea. Allora, tu a chi rivolge questa domanda, per la sensibilità che hai, per quello che hai compreso, che cosa risponderesti? Innanzitutto è una domanda molto interessante e ricorrente, perché diciamo è una delle prime 5 domande che fanno le persone quando si avvicinano a questo tema fantastico. Io ho imparato dai messaggi che questi esseri danno, e in questo caso mi rifaccio anche ai messaggi di Giorgio Bongiovanni, perché io lo considero mio padre spirituale, quindi essendo, diciamo, avvallando il suo messaggio con i miei filmati, ho un certo tipo di rapporto e credo a quello che lui dice, anche perché ho avuto modo di appurare che gli stessi esseri che visitano lui visitano anche me, quindi parlano delle stesse cose. Posso dire che innanzitutto loro non si manifestano all'essere umano per non violare il nostro libero arbitrio. Quindi esiste una legge universale che vieta l'incursione con forza solamente nel momento in cui non ce n'è bisogno. Loro non forzano, non entrano a spada tratta o a gamba tesa in un'umanità che ha un suo percorso e che ha scelto di vivere la situazione, appunto, che in quel momento sta vivendo, come un po' quella della Terra. Secondo, molte volte dicono: ma perché non ci aiutano? E io dico: dove c'è scritto che loro devono risolvere i nostri problemi? Quindi è plausibile che se noi, adulti e responsabili, dove abbiamo in mano, ci hanno dato un pianeta Terra per vivere in armonia, invece siamo diventati il virus più letale in assoluto della sua autodistruzione, non trovo giusto che per forza di cose dobbiamo cercare appello al cielo o nell'alto dei cieli. Quindi sono due fattori molto interessanti che potremmo approfondire, ma per rimanere, diciamo, su una base solida, bisogna rifarsi un po' alle leggi universali. Quindi questi esseri non possono interferire sulle umanità, perché essendo più evoluti andrebbero solo a creare delle distonie e poi andrebbe a mancare la legge di causa ed effetto. Quindi noi facciamo quello che abbiamo scelto di fare e andiamo a prendere quello che abbiamo seminato, a raccogliere quello che abbiamo seminato. Diverso il fatto quando l'uomo persevera e di mezzo ci va il pianeta Terra. Quindi, finché le malefatte sono a nostre spese e ci prendiamo le nostre responsabilità e viviamo sulla nostra pelle quello che abbiamo seminato, è una cosa. Ma quando ci va di mezzo a livello macrocosmico una cellula meravigliosa come il pianeta Terra, allora lì c'è la probabilità che ci possa essere un intervento dall'alto. Ovviamente sono esseri che sono soggetti sempre a una volontà divina superiore. Quindi il nostro creatore, in questo caso, dal momento in cui l'uomo persevera e ci sarà il rischio, e mi sembra che è molto probabile, di un innesco di una terza guerra mondiale con la probabilità che il pianeta salti per aria, io penso che questi esseri entreranno anche con la forza, se qualora fosse necessario. Ecco, sviluppiamo ancora un poco questo concetto, perché mi sembra molto interessante. Quindi, da quello che tu dici, noi siamo una civiltà che costruisce un suo piano evolutivo che altre civiltà superiori a noi rispettano questa evoluzione, che evidentemente è una cosa unica, come un pezzo di un puzzle che è unico, c'è solo quello, e questo è molto logico. Allo stesso tempo dobbiamo dire che la presenza di questi esseri è aumentata in modo significativo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando diciamo che l'essere umano
ha scoperto l'energia nucleare ed una volta scoperta ha dimostrato di essere disposto ad usarla in un modo nefasto. Noi abbiamo distrutto due grandi città in Giappone come Hiroshima e Nagasaki e dopo abbiamo fatto moltissimi esperimenti nucleari cercando di ampliare molto di più la potenza di questi ordigni. Come dicevi tu poc'anzi, noi dovremmo essere in grado quasi di far, per quello che dicono alcuni scienziati, le testate nucleari che sono presenti negli arsenali dei vari paesi del mondo sono in grado di distruggere, sarebbero in grado di distruggere il pianeta Terra diverse decine di volte. Per cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la presenza di questi esseri sta cominciando ad essere molto più, diciamo così, presente. Un poco forse, vediamo tu come la interpreti questa cosa, un poco per darci un segnale, la possibilità di un contatto, guardate che c'è dell'altro, che ci sono altre vie, non lo so, per sensibilizzarci un poco allo stesso tempo con una funzione un poco di guardiani, perché noi stiamo facendo un danno ad un essere che ci sta ospitando, la Terra, la Madre Terra. Assolutamente sì. Questi esseri sono qua per monitorizzare tutte le attività umane, e specialmente in questi ultimi 70-80 anni, sono qua per monitorizzare tutto quello che è militare, oltre alle varie faccende che, ahimè, purtroppo i fatti di cronaca, come ben sapete, lo dimostrano. Ogni giorno sta accadendo di tutto a questa umanità. Ma in particolar modo loro sono interessati a tutte le attività militari e in particolare a come maneggiamo il nucleare. Perché se l'uomo persevera attuando questa scienza senza coscienza, c'è il rischio veramente che non solo questo pianeta salti per aria, ma anche esiste la possibilità che gli altri pianeti con esseri viventi possono avere gravi ripercussioni, perché tutto il sistema solare tutto il sistema solare, questi pianeti sono tutti abitati: Marte, Giove, Venere, Urano, Saturno, Nettone, tutti. Quindi per evitare qualcosa di distruttivo come già è avvenuto in passato, loro sono pronti a bloccare la mano dell'uomo, anche con la forza qualora ce ne fosse bisogno. Ecco, io mi sto facendo un'immagine adesso che tu parli, è come dire, parli del sistema solare, mi viene in mente, siamo come in un condominio. In questo condominio ognuno ha una stanza, all'interno di quella stanza può fare quello che vuole, ma diciamo se lascia il gas, la bombola del gas aperta, allora arrivano i pompieri e buttano giù la porta. Si sentono autorizzati ad un'azione di forza, perché altrimenti il gas che fuoriesce rischierebbe di compromettere tutto l'edificio. C'è ottimo, scusa se mi permetto, ottimo esempio, cioè, dà veramente l'idea del concetto. Prego Antonio. Praticamente c'è l'amministratore di questo condominio, bussa alle porte e richiama tutti in assemblea. Quindi rimette le cose al suo giusto posto, qualora ce ne fosse bisogno. Perché il messaggio comunque arriva, ti arriva la notifica. Quando il messaggio non viene recepito, allora l'amministratore arriva con le maniere più forti, pian piano fino a imporre con forza, qualora ce ne fosse bisogno, la sua autorità. E così funziona anche nel cosmo. Noi siamo ospiti di questa macrocellula, perché siamo degli enzimi per vivere in armonia, e siamo diventati la causa prima del suo collasso, perché siamo diventati un virus letale. Quindi c'è una gerarchia nel cosmo, ci sono degli esseri che monitorizzano tutte le attività di qualsiasi umanità che comunque conduce una vita non consona a quella che dovrebbe essere. Nel caso nostro penso che non c'è nemmeno bisogno di elencare, ma
anche i bambini sanno in che stato siamo. Posso dire che è un momento storico senza precedenti dove, grazie alla bontà di questo Padre Creatore, noi siamo, non noi, io spero magari i nostri figli, ma sono coloro candidati a portare avanti il nuovo mondo, perché ci sarà comunque un piano di salvataggio, e io lo sento e lo so da quando sono piccolo, l'ho potuto anche riscontrare nei messaggi appunto di Giorgio Bongiovanni e di Eugenio Siracusa prima. Quindi è tutto coerente con quello che io ho sempre saputo anche nel mio intimo e con quello che ho in qualche modo appreso da questi esseri. È un momento fantastico senza precedenti della storia dell'umanità. Il contatto extraterrestre. E questo avverrà, attenzione, perché questo avverrà. Può essere fra un mese, può essere fra un anno, fra 5 anni, ma questo è il periodo. Uno dice, ma sono tanti anni che se ne parla. Ma non possiamo paragonare il tempo cosmico a quello terrestre, quindi stiamo parlando di esseri evolutissimi che vivono fuori dal tempo e dallo spazio e che su larga scala sono sempre attenti e vigili a tutte le nostre attività. Non è che oggi, per dire, accade un evento e subito domani tempestivamente arriva la cura o l'intervento da parte di chissà chi è. Ci sono dei tempi cosmici, e se comunque abbiamo un tantino di sale in zucca, possiamo vedere in tutti questi anni, fare una panoramica sulla storia moderna dell'uomo, ma anche di queste attività extraterrestri, vediamo che c'è stata un'evoluzione, un'impennata incredibile, sia di avvistamenti che di catastrofi o cataclismi, o per la mano dell'uomo o per cause naturali. Quindi si vede su larga scala che effettivamente c'è un disegno ben preciso e loro intervengono, per quanto a noi ci sembra un tempo eterno, 5, 6 anni, 10 anni, e invece vedi che è tutto coerente, in linea con i loro tempi. Certo, diciamo che c'è una frase nel Vangelo in cui Gesù, dicendo che sì, noi, neanch'io conosco il giorno e l'ora, dice, ma solo il Padre. Però in un altro punto del Vangelo Gesù dice, ma se voi vedete che il fico sta inturgidendo il frutto, capite che l'estate è vicina. Quindi, diciamo, la serie di eventi che tu poco fa enunciavi, grandi cataclismi, grandi situazioni di guerre, eccetera, che poi tra l'altro sono abbastanza correlati, perché bisognerebbe anche capire l'aspetto spirituale, che a me piace, tu metti sempre come prima causa, e che io ho imparato dai grandi maestri d'Oriente, che sempre lo spirito è la causa delle cose che poi si ripercuote sulla materia. La grande distonia dell'uomo non può che provocare grande distonia nella natura. La natura ti fa da specchio e ti aiuta a capire le cose. Senti, io adesso ti volevo chiedere, tu che impressione hai da parte delle autorità di questa umanità? Autorità politiche, ma anche scienziati, autorità religiose. Come si approcciano a questo fenomeno? Hanno intenzione, secondo te, di rivelarlo, di renderlo pubblico, qualche dossier esce? Però io vedo che c'è molta fatica. Cosa pensi che faranno le autorità nei riguardi di questa presenza extraterrestre? Beh, conoscendo bene il sistema, o perlomeno dal mio punto di vista, non è che lo conosco bene il sistema politico e militare a livello internazionale, perché non ho le competenze per innanzitutto spiegare quello che sta accadendo, ma anche non sono un appassionato che vado a studiare tutti i movimenti e appunto il modus operandi di questi personaggi. Posso solo dire che, conoscendo l'essere umano in generale, cui trovo, lo riconosco come meschino, assurdo per certi aspetti,
sono sicuro che presto o poi prenderanno il monopolio anche della visita extraterrestre, annunciando al mondo che loro sono i primi detentori della verità e saranno loro a fare portavoci per noi. Questo me lo aspetto, perché fino ad oggi l'hanno negato, ma come ben sappiamo il modo appunto in cui operano questi personaggi, sia della religione che della scienza, i militari, ho più fiducia nei militari che sinceramente che in tutto quello che è religione, perché se stiamo a vedere a livello internazionale i militari hanno fatto tanto, hanno dato tanti contributi e continuano a darlo per quanto riguarda la libertà su appunto questi dossier e sulla visita extraterrestre in generale. Voglio citare appunto il viaggio di Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio Caria in Russia negli anni 90. Non ci scordiamo che i primi generali russi hanno dichiarato alle telecamere di Giorgio Bongiovanni stigmatizzato la veridicità del fenomeno, testimoniando episodi incredibili, tutto documentato, e questa è una prova schiacciante che i militari in qualche modo collaborano. Ci sono militari, ex militari della CIA, appunto citavo prima Robert Dean degli Stati Uniti d'America, attualmente qualcuno può vedere, oggigiorno ci sono alcuni programmi specializzati, ma non troppo, perché il mistero comunque fa breccia sempre sul cuore delle persone. Sto parlando appunto di Focus, su Focus c'è un programma sugli UFO, e spesso e volentieri viene chiamato in causa il portavoce del ministro della difesa britannica Nick Pope, quindi anche lui è un militare a tutti gli effetti, e lui parla di visita extraterrestre, o perlomeno parla del fenomeno, non ti dice che sono qua in pace, ma perlomeno ha questa opportunità, sicuramente dai superiori, di parlare apertamente, perché evidentemente c'è qualcosa nell'area che fa supporre che siamo in un momento storico senza precedenti, e anche le forze militari stanno iniziando ad aprire i loro archivi. La forza cilena parla tranquillamente di avvistamenti extraterrestri, non ci scordiamo quella di qualche anno fa della forza aerea messicana, di cui appunto, come citavi tu prima, il giornalista investigativo Jaime Maussan ha divulgato al mondo questo fantastico video dove si vede in volo 12 oggetti volanti non identificati, ma noi sappiamo benissimo cosa sono, scortare questo aereo militare, con dichiarazioni ufficiali. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che loro conoscono molto, ma molto bene. Mi preoccupa un po' di più invece l'aspetto religioso, che sicuramente si guardano molto bene nel parlarne, perché andiamo a toccare un argomento che potrebbe, certo, portare scompiglio, disquilibrio al loro potere temporaneo. Difatti molti parlano, ma cosa c'entra la religione con gli extraterrestri? Io dico, con la filosofia cosmica. Cosa c'entra la filosofia cosmica con la religione, che è diverso? Loro si sono accaparrati di valori e insegnamenti di carattere universale, hanno tratto tutto al loro uso e consumo, formando appunto le religioni per il volere e il potere e dividere il mondo, perché non ci scordiamo, la nostra chiesa fino a 500 anni fa nel nome di Dio ammazzava, ma parlava di Dio. La stessa cosa oggi i musulmani lo stanno facendo. Quindi stiamo parlando di qualcosa che loro conoscono molto bene. Si sta parlando di insegnamenti universali. Penso che il top, il massimo è stato quello, l'abbiamo avuto con la manifestazione fisica di Gesù Cristo 2000 anni fa. Gesù diventato Cristo. Certo. E infatti il fulcro della visita extraterrestre, poi magari penso che tu me lo volevi chiedere, però te lo anticipo io, è proprio questo. Loro non parlano, specialmente le autorità religiose, della visita extraterrestre, perché sanno che presto tornerà Gesù Cristo accompagnato appunto da questi esseri, in forma fisica, accompagnato poi dalle altre deità. E questa è una cosa che va a creare una situazione sgradevole all'interno, divisioni e anche il crollo, sicuramente.
Il crollo di credenze millenarie. Basate di fatto su niente, sul credo, niente di certo. La gente vive di superstizione. E invece qua abbiamo le prove comprovate che si sta parlando di una verità di tutti, libera, e che presto entrerà nel cuore di tutti, perché non è solo quello che stiamo facendo noi in qualche modo a divulgare, chi più chi meno, io mi accodo, sono l'ultima rosa del carro, io sono il fanaletto di coda di un progetto cosmico del genere, quindi io supporto, come vi ripeto ancora, l'opera di Giorgio Bongiovanni, perché penso che lui, dalle mie esperienze, oggi ho 44 anni, lo posso dire, è l'ultima speranza per questa umanità, e ve lo dico per i segni che lui porta, per quello che ha fatto in questi 30 anni di opera e per quello che mi ha dato a me nel mio intimo, legato appunto alla mia esperienza. Allora Antonio, adesso noi siamo arrivati proprio in conclusione e io ti chiedo solo una cosa: se tu volessi suggerire qualche cosa per approfondire questi temi a chi ci ascolta, che riferimenti daresti? Innanzitutto a coloro che amano questa verità, penso che il primo lavoro da fare è farlo su se stesso e poi cercare fuori. Quando una persona è in pace con se stessa, accetta, inizia a essere possibilista, togliendo questo modo arrogante e presuntuoso, che purtroppo è una caratteristica dell'essere umano, ma non perché la persona è presuntuosa e arrogante, è perché la società ci prepara a esserlo. Noi nasciamo già con una guida, una linea guida da rispettare. Quindi di cosa vogliamo parlare? L'essere umano è un robot a questo punto, non è più individuale, un essere individuale. Siamo come gli animali, abbiamo uno spirito collettivo e facciamo tutto in relazione di quello che ci viene proposto dalla televisione, dai media, dall'informazione manipolata. Quindi è difficile che una persona innanzitutto lavori su se stesso, ma oggi, come per miracolo, sta accadendo. Quindi per me Dio esiste. Questa è una prova, perché è difficile a volte cambiare la testa delle persone, ma si sente che nell'area c'è un cambiamento in atto. Perché non guardate me che film Astronavi, ma i contatti avvengono in varie maniere. Quindi tutte le persone sono potenzialmente contattati, possono diventarlo. Basta volerlo, essere umili e accettare la possibilità che esiste questa realtà grandiosa che ci può cambiare veramente la vita. A me l'ha cambiato. Guarda, quindi, io ti ringrazio tanto di questa tua ultima riflessione e ti saluto. Come saluto tutti i nostri radioascoltatori, adesso abbiamo un po' sforato il tempo che ci hanno donato. Un'ultima cosa, perdonami, sì. Riferimento a dove possono seguire. Allora, io come ripeto, tutto il mio materiale di avvistamenti, news, messaggi, lo potete trovare all'interno del sito di Giorgio Bongiovanni, che è www.giorgiobongiovanni.it. E poi approfitto per ricordare che io ho un gruppo a Milano che si chiama Contatto Massivo e lo potete trovare sulle nostre pagine Facebook ufficiali, dove periodicamente ci riuniamo per filmare astronavi in presa diretta. Quindi 40, 50, 60 persone ci mettiamo lì e il 95% delle volte filmiamo sempre. Questo a prova che stiamo parlando di un fatto, di una cosa reale, di un evento reale e che tutti possono toccare con mano. Basta chiederlo col cuore aperto, basta volerlo. Quindi, grazie allora ad Antonio Urzi da Cinisello Balsamo, grazie del tuo tempo Antonio e delle tue riflessioni. Io ringrazio i nostri radioascoltatori e passo la linea a Massimo Bonella. Abbraccio a tutti, buona serata. Bene, grazie Alviano, saluto anch'io Antonio Urzi, dunque speriamo anche di riaverlo nuovamente qui sul nostro programma di approfondimento che tratta anche appunto il settore dell'ufologia. Ci sono tanti documenti molto importanti
quindi non solamente testimonianze, ma anche proprio documenti veri e propri, e quindi è bene che la gente sia informata, poi ognuno farà ovviamente le proprie valutazioni in merito. Dunque, io prima di chiudere vorrei ricordare, visto che avete nominato lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni, anche qui un fatto importantissimo, questo delle stigmate dall'89, che nessuno è riuscito mai, diciamo, a dare una spiegazione, cioè in effetti non c'è una spiegazione, è un fattore, è un fenomeno sovrannaturale. Sono state anche ampiamente documentate, apro una parentesi, non con i piccoli chimici come abbiamo visto in qualche TV privata nazionale, tanto per buttare fango addosso alla persona, tanto per diffamare Giorgio Bongiovanni, forse perché è una persona un po' scomoda, perché tira fuori delle verità, le dimostra, eccetera, no? Ma sono state documentate da professionisti, da un gruppo di medici, psicologi, psichiatri, ematologi, insomma, noti a livello internazionale, che poi la TV messicana televisa Messico con il noto giornalista Jaime Maussan ha fatto un documentario, e c'è questo documento che parla molto chiaramente. Quindi per noi questo è motivo di approfondimento. Noi siamo dei giornalisti, non siamo dei ciarlatani, vogliamo quindi approfondire, capire, cercare di capire cosa fa questa persona nel mondo, cosa dice, vedere i frutti che dà la persona. E in effetti guardate che lui sta praticamente parlando di innanzitutto di pace, di tutela della vita, e già questo non è poco, e anche sta con la sua, in un altro settore, in un altro ambito, con la sua testata, dando un contributo, diciamo, alla società nel, come dire, tra virgolette, combattere il cancro mafia in Italia, quindi con tutti i rischi che ne derivano, e insomma non è poco. Quindi voglio dire, sfido chiunque a dimostrarmi che questa persona sia, come dire, negativa, ecco, sfido chiunque, voglio dire, cioè, vorrei vedere io, insomma, ecco, un grande coraggio, una grande stima che abbiamo noi di questa persona, e quando abbiamo la possibilità gli diamo più che volentieri tutto lo spazio, uno spazio serio, non come i piccoli chimici, ecco, tengo a precisare. Benissimo, e a tale proposito ricordo che proprio da poco dalle 19.30 Giorgio Bongiovanni è intervistato nel programma di una radio dell'Uruguay che si chiama Radio Monte Carlo dell'Uruguay, preciso, non la Monte Carlo che conoscete, Radio Monte Carlo dell'Uruguay, e altresì vi ricordo un'altra intervista sempre a lui e alla fondatrice del Movimento Culturale Internazionale di Giovani Aura Voice, con quindi la Sonia Tabita Bongiovanni, nel programma Tempo de Luz di Radio Universal Uruguay, condotto dalla giornalista Cristina Gallo. L'intervista sarà trasmessa in due parti, domenica 3 dicembre e dunque e lunedì 4 dalle ore 0:20 alle 0:45. Poi abbiamo anche il 10 dicembre e quindi insomma dunque per maggiori informazioni entrate sul sito 970universal.com en vivo, cioè la diretta, .html, e da lì avete tutte le informazioni per coloro che volessero approfondire questo argomento. Prima di chiudere vi do anche una segnalazione, facciamo una mini diciamo rassegna stampa. Come avete sentito, questa trasmissione adesso nasce qui da Radio Science TV, viene rinnovata, quindi con più tempo anche a disposizione, e quindi c'è il tempo quindi di darvi anche questa informazione. Allora, se voi andate sulla testata antimafia2000.com vi segnalo questi articoli molto importanti. Il primo è il seguente, di Francesca Panfili: come l'arte uccide la mafia, online il sito di Our Voice. A seguire l'altro articolo dal titolo Massoneria Mafia, parla l'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo di Giorgio Bongiovanni.
Bene, alle 19.49 non c'è altro da aggiungere, io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio ancora gli ospiti che hanno contribuito alla trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, ricordo anche il sito internet per maggiori approfondimenti ilsicomoro.com, Il Sicomoro tutto attaccato, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento quindi sarà per martedì prossimo, attenzione, ricordate bene, perché non andiamo più in onda su Radio Piper, ma solo qui a Radio Science TV con programma, ripeto, rinnovato. Prossimo martedì, sempre a partire dalle ore 19. Gentili radioascoltatori, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.